Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Mbappé! Un signor gol! Ed è subito spettacolo! Che gol! Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol! Toni Kroos! Che colpo, che potenza, che rete! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Si va a godere il primo abbraccio dei tifosi, primo gol per lui con questi colori. E questa era davvero imparabile, un proiettile. Era un pallone davvero potente. Non ha deviato di un millimetro la sua traiettoria prima di insaccarsi. Perfetta parità dunque. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Mette la palla in avanti, interviene di esperienza, se ne va. La difesa si fa trovare pronta. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Pallone interessante, in verticale. Intervento bello ed efficace. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Vinicius Junior. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Il giallo sembra la risposta adeguata, e infatti è così. Bella parata di Ter Stegen. Ha provato la conclusione a giro. Ha trovato la porta anche se partiva da lontano. Il portiere questa volta era attento. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Allontana la sfera guadagnandosi un attimo di respiro. Pericolo! Grande conclusione, è mancato qualcosa al momento di imprimere la giusta direzione alla palla. Ha colpito con tutta la forza che aveva, peccato non sia riuscito a mandarla tra i pali. Prova a verticalizzare. Supera il diretto avversario. Un pallone quasi per Vinicius Junior. Colpo di testa insidiosissimo, ma fuori. Bel gesto tecnico. Si è gettato sulla palla con convinzione. È mancata solo un po' di precisione. Mbappé. Passa il pallone, però male. E fa male i calcoli. Il pallone non passa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Prova a superare la difesa con un filtrante. Palla di nuovo verso il centro. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio. Occhio alla grande risposta di Provedel. Hanno già riconquistato palla. Prova il cross tagliato. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Anghissà. Vede lo scatto e cerca la profondità. Vediamo se può capitalizzare. Mbappé, bella parata!
Che grande parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Salta e colpisce di testa! Che classe! Ottimo salvataggio! Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. È stato un bel primo tempo. Gara ancora in perfetto equilibrio e squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Entrambi gli allenatori dovranno mettere mano alla lavagnetta per escogitare qualcosa se vogliono portare a casa una vittoria che per il momento non sembra ancora avere un indirizzo preciso. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero... Vuole tirare! Conclusione potente, ma che non impensierisce il portiere. Stop e tiro di ottima fattura, forse l'ha colpita addirittura troppo bene. Retropassaggio corto, la gioca sulla destra. Prova ancora! La allontana deciso. Toni Kroos difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Una bella giocata nello spazio. Qui cercherà il tiro e c'è il gol del club Santos Laguna. 50 partite a difendere questi colori e li festeggia così, nel modo più dolce. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Questo è un gol di pura caparbietà, era pressato, ha resistito e si è fatto largo trovando spazio per tirare. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? Mbappé! Non si passa, ottima parata! Una parata eccezionale! Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. E il loro secondo corner del match. Avversari bloccati a uno. Dembélé! Va in rete! Tutto da rifare! Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio! Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Si è lanciato sulla palla come un avvoltoio. Grande senso del gol. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari. Che reazione da grande squadra. E passa. Oh, e il portiere dice di no. Salva la sua porta! Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Substitution on the field, number 9. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Soltanto uno battuto dagli avversari. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Tornano subito sulla palla. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Deve solo tirare. Tenta la conclusione. Gol, non sbaglia. E adesso possono tornare a controllare il match. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette Snyder! E sì, trova la rete!
Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Qui è stato bravissimo, una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Holland! Gran palo! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Peccato, bel tentativo. Aveva preparato bene la conclusione, sarebbe stato un gol sicuramente decisivo. Era al posto giusto, un bel anticipo. Toni Kroos. Bellingham. Supera la marcatura con classe. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Se avesse guardato a destra avrebbe visto e servito il compagno smarcato, anziché scegliere la soluzione individuale. Ha preferito andare sul sicuro. Alex Grimaldo prova a giocarla in profondità. Cercano la ripartenza rapida. Può essere Salah! Non si fermano più, ancora a segno. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Che tiro pazzesco! Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta. Non c'è più tempo, finisce qui. Non riesco ancora a credere che abbiano perso questa partita, dopo essere stati in vantaggio peraltro. Non sono riusciti a gestire la situazione come avrebbero dovuto.